Ciao a tutti amici di Gastronomia Cucina Amica. Siamo Serena e Katia. Oggi un esclusivo video con il nostro specialissimo ospite che è venuto ancora oggi a presentarci una ricetta veramente esclusiva. Io vi prego di accoglierlo con un enorme applauso. Lo dico. Paolo Armando! Ciao Paolo. Buongiorno a tutti, tutto bene. Ciao a tutti amici di Gastronomia Cucina Amica. Come vedete sono di nuovo qua. Già, ormai i chilometri non si contano più. Sono di casa oramai, la strada la conosco anche ad occhi chiusi. Ma io ti conosco per la tua cucina, per le ricette che abbiamo condiviso. Ma tu nella vita che cosa fai? Io nella vita in realtà sono un informatico. Un informatico? E cosa c'entra con la cucina? In realtà un pochino c'entra, ma tu sai quale sarebbe il mio grande sogno? Sinceramente no, ma forse... Il mio sogno sarebbe quello di aprire una gastronomia. Secondo me un ristorante è bello, ma la gastronomia è ancora di più. E lo sapete perché? Perché comunque voi venite qui, prendete dei piatti cucinati bene e con amore e li portate a casa, dove potete mangiarli insieme alla vostra famiglia nel vostro ambiente. Secondo me cucinare in questa maniera, fatta con amore, per poi poterla mangiare nella propria ambiente è la cosa più bella. Assolutamente, non l'abbiamo pagato per dire questo. Allora, cosa ci cucini di buono oggi? Beh, diciamo che abbiamo chiesto a Paolo, siccome noi siamo un po' scarse nelle ricette con i crostacei, di proporci un qualcosa che lo caratterizzi appunto con i crostacei. Cosa hai scelto? Oggi ho scelto un piatto in cui abbiamo dei gamberoni argentini. Bellissimi questi. Esatto, e li cucineremo insieme a una granella di nocciole e a del lardo. Io adoro i crostacei, in particolare i gamberi, li faccio in svariati modi. Questa però è proprio una ricetta che ho fatto anche a MasterChef. Quindi questa è proprio una vera ricetta che arriva direttamente da MasterChef. Mi ricordo ancora adesso, era un pressure test, quindi una cosa in cui dovevi cucinare qualcosa di velocissimo, ovviamente buono, in poco tempo, anche per fare la spesa, per andare in dispensa a prendere le cose. Quindi mi è venuto come un'illuminazione a preparare questo piatto e l'ho realizzato. E da allora l'ho ripetuto, non dico una cosa se dico che l'ho ripetuto almeno un centinaio di volte. E adesso ve lo condividiamo insieme a voi. Bello, mi piace sentirti raccontare. Ci vedo veramente la tua passione. La cucina è proprio la mia cosa passione. Cosa ne facciamo di questi gamberoni? Questi gamberi li puliamo, quindi eliminiamo la testa e il carapace. Non lo buttiamo via, mi raccomando, in cucina non si butta via niente. La testa e il carapace può servire per fare una bisque, quindi le mettiamo con un pochino di acqua, un pochino di pomodoro, qualche gusto, le facciamo andare e facciamo ridurre il brodo. Questo può servire per fare un risotto, per fare una riduzione, per dare sapore a qualunque cosa. In cucina non si butta via niente. In questo caso li puliamo così, vedete qui abbiamo eliminato la testa, il carapace e il budello interno. Sì. Prendiamo la nostra granella di nocciole, sì. Impaniamo il nostro gambero e lo avvolgiamo nella fetta di lardo. Quindi prendiamo il nostro lardo. Il gambero deve essere impanato molto bene, più nocciole ci sono meglio è, dopodiché lo avvolgiamo completamente. Una volta preparato lo mettiamo in forno per 5 minuti a 180 gradi. Come vedete è una ricetta super veloce, può essere utilizzata come antipasto oppure anche come piatto unico, come secondo. Come fai? In questo caso, se vogliamo usarlo come secondo, utilizziamo una crema di verdure, può essere una crema di piselli, in questo caso una crema di zucchine. Bellissimo. Prendiamo i nostri gamberoni. Che meraviglia, Katia. Ma ne hai fatti abbastanza, Paolo, perché stasera ospiti a cena. Guarda, ne abbiamo ancora lì, poi rimarrò qui tutta la sera per prepararti i gamberoni. Grazie, così faccio bella figura e posso dire che sono stati cucinati direttamente da un cuoco di MasterChef. Un filo d'olio, come al solito. Ma che meraviglia! Katia, cosa ne pensi? E ancora qualche goccia di crema di zucchine. Voilà! Veramente gamberoni avvolti, impanati nelle nocciole. E avvolti nel lardo. Bellissimi. Salutiamo il pubblico con un bel arrangito tutti insieme.
insieme? 1, 2, 3. Ciao a tutti, al prossimo video. Cucina Vista Social, ciao! Ciao!